Gentili utenti di Assist Sportivo, ben trovati dal Palabasket Nando di Lio, dove è appena terminato il derby tra Olimpica e Web in Manfredonia, vinto dai Sipontini 70-64. Siamo in compagnia del coach dell'Olimpica, Antonio Marra. Coach, è stata una sconfitta in un certo senso pesante, un passo indietro rispetto alla gara contro Ostuni. Che cosa è mancato rispetto a quella grande vittoria di una settimana fa? Io molto, questa è una squadra che c'ha una doppia faccia, soprattutto in casa non siamo capaci di fare queste prestazioni. Ci hanno fatto 70 punti, noi in attacco abbiamo sbagliato di tutto e di più, quindi ci è mancato proprio soprattutto l'attacco oggi, che in difesa bene o male, anche se abbiamo trovato un Rodriguez che comunque ha fatto sempre canestro, non siamo riusciti tanto a contenerlo, però si sapeva che comunque è un giocatore che ci ha pugni nelle mani. Il problema nostro è in attacco oggi, abbiamo fatto una bruttissima partita in attacco, abbiamo avuto dei giocatori che non, diciamo, di solito non sbagliano, però penso che, insomma, che un po' di responsabilità ce l'abbiamo tutti, insomma, quindi sono rammaricato perché, insomma, ci siamo allenati anche non tanto perché bene sta settimana, sempre con 8 giocatori, perché un po' Triglione stava infortunato, Domenico del Gennaro pure è stato fermo tutta la settimana, non si è allenato, quindi insomma un po' di acciacchi, forse la convinzione dopo la partita di Ostuni che potevamo fare un suo boccone nel Manfredonia, tutte le raccomandazioni da parte mia, da parte del presidente, però non sono servite. Sì, oggi in alcuni tratti si è rivista l'Olimpica di qualche tempo fa, errori dei liberi, poca concretezza sotto canestro. Ci è mancato molto l'attacco oggi, a 2 minuti dalla fine eravate a soli 54 punti. Sì, sì, ma abbiamo fatto pochissimo in attacco, percentuali brutte e iniziative anche non convinte, perché insomma cioè, è chiaro che ci sta un giocatore come Rubera che si prende tanti tiri, però è anche vero che insomma, qualche altro giocatore dovrebbe cercare di prendere anche lui iniziative più concrete, che insomma almeno per sopperire un po' una prestazione non proprio positiva in attacco da parte di Rubera. Dico Rubera per dire altri tipo Bacchini, Guglielmo, sono dei giocatori che loro hanno punti nelle mani, avrebbero dovuto aiutare la squadra, però forse un po' si sono fatti prendere un po' da tutta la situazione e niente. Durante la gara l'abbiamo vista sempre motivare, incoraggiare i suoi, non è bastato, adesso come dovrà ripartire l'Olimpica per iniziare a dimenticare questa sconfitta? Ma noi siamo sempre a ripartire, una volta buona, una volta poi abbiamo la partita fuori a Lecce, dobbiamo ricominciare, come si dice, sembra una squadra un po' che comunque si deve sempre ricominciare con questa squadra, non si ha mai una continuità, bravo, quindi niente, vediamo un po' di parlare con questi ragazzi in settimana, recuperarli mentalmente perché sono anche loro che insomma si scoraggiano pure, perché non lo vogliono queste prestazioni sicuramente, non è voluto assolutamente, però vengono fuori e bisogna lavorare su questo insomma. La gara della prossima settimana contro Lecce penultimo è una buona occasione appunto per subito riscattare questa sconfitta. Sì, sì, con Lecce sicuramente andremo lì per poter far riscattare questa partita, però queste partite per noi sono fondamentali. Adesso è andata male perché se vogliamo sperare in qualcosa, io dico dobbiamo vivere la giornata, non possiamo fare dei programmi, che siamo fatti troppi programmi, sai, sbattendo Manfredonia, siamo quinti, siamo sesti, questa è una squadra che eventualmente questo peso gli è fatale, insomma, perché appena sente un po' la necessità di dover vincere obbligatoriamente, accusa un po'. Ok, grazie coach. Siamo con il coach della Web in Manfredonia, Giampio Ciociola. Coach, innanzitutto complimenti per questa vittoria, è stato un derby sentito, combattutissimo, date continuità alla vittoria di Ruvo, segno che Manfredonia c'è. Sì, innanzitutto grazie e buonasera a tutti. Sì, era importante per noi oggi vincere a Cerignola, a parte perché è un derby sentito da tutte e due le tifoserie, soprattutto per ribaltare il risultato dell'andata. Assolutamente noi all'andata non abbiamo giocato e i ragazzi ci tenevano a riprendere i 2 punti persi in casa. Sì, noi stiamo giocando, ho detto ai ragazzi, adesso dobbiamo dimostrare nel pre-gara, adesso dobbiamo dimostrare che siamo una squadra. Finalmente sono 3 partite che riusciamo ad avere continuità a livello di gruppo, non ho gente infortunata, ho recuperato tutti gli effettivi e abbiamo inanellato 3 vittorie consecutive. Adesso viene il bello perché tutte si stanno rafforzando, abbiamo il girone di ritorno che secondo me è più difficile
dell'andata, in quanto abbiamo parecchie partite difficili fuori casa e partite toste in casa. Noi viviamo la giornata, siamo partiti per salvarci, per approdare ai playoff, e se ci riusciamo, tanto di guadagnato. Sì, appunto, con queste tre vittorie consecutive arrivate a 18 punti, a ridosso siete nella zona in piena corsa playoff, quanto ci credete in questo obiettivo? Noi abbiamo visto il livello delle altre squadre, siamo nel gruppone delle tolte Ludas e l'Olimpica, che hanno qualcosa, l'Olimpica e lo Stuni, che hanno qualcosa in più. Noi siamo alla pari con tutte, abbiamo partite difficili, come dicevo prima, a Fasano, dobbiamo giocare in casa con l'Alius, una partita tostissima, però partita per partita dobbiamo metterci la convinzione che ci abbiamo messo oggi, fare una grande difesa, continuare a difendere in questa maniera. A due minuti dalla fine l'Olimpica era a 54 punti, in questa maniera e ruotando gli effettivi e avendo risposte soprattutto dagli effettivi, secondo me possiamo centrare l'obiettivo dei playoff. A proposito di effettivi, oggi ha sempre tenuto in campo due lunghi, poi singolarmente hanno fatto tutti una grande gara, poi anche Uovolo, entrando dalla panchina, ha dato il suo contributo. Sì, ho abbassato le rotazioni volutamente proprio per tenere alta l'intensità, ho ruotato 7 giocatori quest'oggi. Sì, gioco con due lunghi perché ho la possibilità di avere gioco perimetrale e gioco interno in questa maniera. Uovolo ha fatto una grossa partita, il ragazzo è alla prima esperienza in Serie C e questo è un campo dove lui ha calcato per qualche anno, l'ha calcato. Sicuramente aveva un po' di pressione addosso, lui ha fatto una grossa partita, deve migliorare in alcune situazioni, ma sono situazioni di esperienza. Poi considera che in questo gruppo comunque nei 7 3 erano under. Adesso la prossima incontrerete il fanalino di coda a Brindisi in casa, con quei due punti a quota 20 si vola sempre più e si cerca sempre di consolidare quel posto playoff. Diciamo che i due punti li abbiamo se vinciamo a fine gara, perché nel basket non si sa mai, vedi Milano che straccia l'Olympiacos. Noi dobbiamo giocare con la stessa voglia e la stessa intensità sia col Brindisi sia con Ludas Cerignola, che è la prima in classifica. Dobbiamo continuare a giocare soprattutto per migliorare quelli, i nostri limiti, quelli che oggi sono comunque apparsi in questa situazione. Poi ti ripeto, andremo a 20 se vinciamo la partita, se no con molta tranquillità riprenderemo il nostro cammino. Grazie coach, complimenti, in bocca al lupo. Siamo con Pedro Rubera. Pedro, dopo la grande vittoria della settimana scorsa contro Ostuni, è arrivata questa sconfitta contro Manfredonia, ecco, quella carica che avevate conquistato contro Ostuni, oggi non siete riusciti a trasformarla in quell'energia positiva per battere Manfredonia. Sì, veramente fa male la sconfitta, però io sono del parere che giochi come ti alleni, e la gara inizia il lunedì nel primo allenamento, anzi per me anche lunedì mattina quando vado a fare i pesi. E non è stata una settimana con un buon approccio mentale, e poi si è visto oggi dal minuto 1 al 40 come fantasmi lì dentro. Mi dispiace molto soprattutto per il pubblico, ma anche per me, perché voglio stare in playoff. Ecco, come spieghi questa evoluzione della squadra, una super partita contro Ostuni, oggi una partita molto negativa? E come ti dico, la carica uno la trova in settimana e come dico dal primo giorno, quindi se tu stai giù è durante la settimana che ti devi mettere in condizione di venire con la giusta grinta, la giusta testa, anche con le schemi e le cose pronte, che oggi non ne avevamo. È la stessa maniera che non posso spiegare come abbiamo perso in casa con Santerramo, però fa veramente male, mi dispiace, sì. Adesso avete la possibilità di riscattare questa sconfitta già domenica a Lecce contro il Lecce, penultimo in classifica. Quei due punti saranno importanti sia per archivare il derby sia per ripartire in zona playoff. No, senza dubbio, io nella mia testa sta, come dico, settimana a settimana, perché ogni settimana ti può mettere in playoff o ti fa star fuori, e ora sono altre 14 gare, 13-14 gare, che per me sono come piccole finali, no? E io veramente devo stare, voglio stare in playoff, se no sarebbe una vergogna, una delusione. Quindi sì, è gara per gara, ora Lecce bisogna per forza portare i due punti, sì o sì.
Grazie Pedro, in bocca al lupo. Grazie. Siamo con Rodrigo Monier della Web Manfredonia. Rodrigo, innanzitutto complimenti per questa bella vittoria, per questa tua bella prestazione. Due punti importantissimi in un derby sempre caldo contro l'Olimpica. Due punti importanti per consolidare la vostra zona playoff. Sì, innanzitutto buonasera, grazie per i complimenti. È un campo molto ostico e era difficilissimo vincere qua. Eravamo consapevoli della forza dell'Olimpica, avevano vinto contro Ostuni la settimana scorsa, che è una signora squadra fatta per vincere il campionato, e noi siamo venuti qua in maniera umile facendo il nostro gioco e ci siamo riusciti. Non credo proprio, comunque devo essere sincero, che sia stata la mia miglior partita, però devo fare anche i complimenti a tutta la squadra che veramente ce l'ha messa tutta. Ogni giocatore compagno che è entrato in campo ha dato tutto, ha buttato il sangue e ci siamo portati a casa due punti veramente importanti. Vi abbiamo sentiti carichi nello spogliatoio, segno comunque che sono due punti importantissimi. Ecco, che peso hanno per tutti voi questi due punti? Hanno molto peso, pesano tantissimo. Le urla che si sentivano è perché si è creato un gruppo molto unito, molto bello, ci vediamo anche fuori dal campo. Stiamo facendo un ottimo campionato e questi due punti ci servivano anche per stirare un po' la striscia positiva. Ora sono tre le partite consecutive che abbiamo vinto e stiamo puntando agli alti posti della classifica. Oggi sugli spalti c'era il tuo papà, gli hai fatto un bel regalo con questa tua bella prestazione, soprattutto regalandogli questi due punti importanti. Sì, mi hanno raggiunto dall'Argentina mio padre, mia madre, mia sorella. Dedico questa vittoria a loro che hanno fatto tanti chilometri. Faccio anche i complimenti all'Olimpica per la ricezione, per l'accoglienza, sì, ecco, grazie, niente, soprattutto per la sportività e niente, siamo contenti. Grazie Rodrigo, complimenti, in bocca al lupo. Grazie.